Alessia De Girolamo ha fatto il suo ritorno a Estate in diretta, dopo avere mancato qualche puntata. Ecco come sta ora. Il pubblico che segue assiduamente Estate in diretta, programma in onda ogni giorno su Rai 1 per approfondire i casi di cronaca e non solo, apprezza certamente l'accoppiata composta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. I due sono sempre misurati nei loro interventi e sanno moderare al meglio i dibattiti previsti nel corso del programma. Per questo non possono che essersi preoccupati quando hanno notato l'assenza dell'ex parlamentare durata qualche puntata. In casi simili si preferisce sempre non soffermarsi troppo sui motivi di questa scelta, soprattutto per rispetto della privacy della diretta interessata, pur augurandosi di poterla rivedere il prima possibile. Ed è quello che è accaduto anche in questo frangente. È stata lei al suo ritorno a dire qualcosa in più. Nunzia De Girolamo e i motivi della sua assenza a Estate in diretta. Condurre una trasmissione quotidiana è certamente impegnativo e faticoso. Farlo in estate quando la maggior parte delle altre persone si sta godendo un periodo di vacanza non può che essere segno di grande professionalità. Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini sono stati però ben felici di essere confermati alla guida di Estate in diretta, segno di come sia stato apprezzato il lavoro che entrambi hanno fatto un anno fa. Questa volta è stato però impossibile non notare l'assenza della conduttrice, che giovedì 8 agosto ha annunciato di non poter essere al timone del programma, pronta però a tornare il lunedì successivo, il 12 agosto. Quando si verificano casi simili le congetture sulle motivazioni si sprecano. È accaduto anche a Mirta Merlino quando è mancata a Pomeriggio 5, per questo è sempre bene che sia la diretta interessata, ovviamente se lo desidera, a fare luce sulla vicenda. Il primo a parlare dell'assenza della collega era stato il giornalista nelle giornate in cui si era ritrovato a condurre in solitaria Buon pomeriggio, senza Nunzia che mi ha lasciato solo. Lei era dagli impegni e colpita da un terribile mal di gola. Le mandiamo un bacione e speriamo di vederla prestissimo, aveva detto in apertura di puntata. Già questo quindi lasciava intendere che il suo forfè fosse solo temporaneo, pur senza specificare altro. In occasione della settimana del Ferragosto lei è tornata al suo posto, dimostrando di non avere perso la sua ironia. Per questo ha detto al collega: lo so che ti sono mancata, lo so. Lui non ha tardato a replicare con tono altrettanto scherzoso, dicendo: ci avevo sperato, come a sottolineare che sarebbe stato felice di essere al timone del programma in solitaria. Semprini ha poi chiesto a Nunzia De Girolamo di fare la prova della voce, così da avere la garanzia che il mal di gola fosse passato. Lei ha riferito di sentirsi meglio, ma di non essere ancora al 100%. A quel punto lei ha concluso dicendo: cerchiamo di tenere moderate le temperature, riferendosi all'aria condizionata dello studio, che può essere deleteria a chi è nella sua condizione. Insomma, si è trattato solo di un piccolo imprevisto, fortunatamente ormai risolto.